Allora, benvenuti sul REM, Report Eventi Misteriosi. Ancora oggi ci occuperemo di un tema a carattere religioso. Non me ne vogliano quelli che non possono sopportare questo argomento, ma è proprio nel. All'interno della religione cattolica che si verificano molti fatti paranormali. Quindi, siccome, come vedete nel mio canale, io mi interesso di queste cose, non è che posso dire: ah no, vabbè, è cattolico, ma allora non mi interessa, non, e manco di indagare, insomma, di o di fare le mie considerazioni. Allora, un volto mi ha colpito moltissimo. Perché diciamo che questo volto qui di Gesù è tratto da un'opera artistica del pittore, artista Gabriel von Max, che adesso apriamo in questo sito per leggerne un po' la storia di questo dipinto, sempre se questo computer stamattina si degna di funzionare, grazie. Allora, come vedete, ultimamente mi sto impegnando perché mi capitano continuamente, come posso dire, diciamo, persone che mi chiedono di approfondire questi argomenti, perché la cosa che non ho mai detto è che io faccio delle ricerche anche su commissione, per conto di. E questo non avviene su internet, ovviamente. Questo avviene persone curiose che sanno di questo mio interessamento nella storia dell'arte, nella storia che comunque, ecco, io sono anni che studio queste cose, quindi lo sanno e quindi mi commissionano delle ricerche che non necessariamente i risultati li metto qui sopra, insomma, sul canale, perché sono cose anche molto private, e gente che vuole sapere sulla bontà di certi fenomeni in via del tutto privata, e io cerco di procurargli la documentazione per rispondergli seriamente. Mi avvalgo sempre dello stesso metodo, e quindi poi dopo arrivo alle conclusioni. Quindi qui abbiamo l'artista. Risaliamo all'artista di un volto di Gesù che, come vedremo, fu donato, una foto del quale, di questa opera, fu donata a Natuzza Evolo, e su questa foto avvennero dei fatti miracolosi, sempre inerenti ai fenomeni che riguardano questa mistica, cioè i sanguinamenti, appunto, che sappiamo che comunque aveva fenomeni di sanguinamenti, emografie. Cioè questa foto praticamente di Natuzza Evolo si mise a sanguinare, ma questo lo vediamo dopo. Adesso vediamo da dove viene la foto del volto di Mamma Natuzza, perché così è diventato noto questo Gesù, è diventato come noto come il volto di Gesù di Mamma Natuzza, ma in realtà è la foto di un'opera fatta da Gabriel Cornelius Ritter von Max nel 1874. Si intitola Velo della Veronica su olio. È un artista tedesco di Munchen. Eccolo qui. Questa è l'opera del Velo della Veronica dove Gesù ha gli occhi chiusi. E si dice che questo volto
Alcuni lo vedono con gli occhi chiusi e alcuni invece lo vedono con gli occhi aperti. Andiamo a leggere l'opera di Gab Max, così è filmato in alto a destra. Vediamo se è vero. Piccolissimo. C'è scritto comunque, non so se... Gab Max, sì, eccolo qua. Eccolo qua, Gab Max, proprio un velo, eh. E qua c'è scritto Jesus Christus. Jesus Christus, l'opera di Gab Max, così è fermato in alto a destra, ha conosciuto un'importante diffusione internazionale ed è ancora oggi una delle varianti della Veronica più replicate. Nel 2015 un museo diocesano di Brno ha presentato un'opera a olio casualmente ritrovata. Non è chiaro se sia una copia o l'originale dell'artista. Quindi di questa opera qui ci sono altre versioni, molto interessante questa cosa. E questa per esempio è un'altra versione, come vediamo. E quindi questo è molto interessante perché non è detto che la foto, infatti la foto del Gesù di Natuzaevolo è un po' differente, quindi probabilmente si tratta di una copia dell'opera originale. Ma vediamo appunto cosa c'è scritto su questo profilo Facebook, perché parla proprio del volto di Gesù appartenuto a Natuzaevolo. Negli anni 70 la professoressa Purpura, così si chiamava, vide su un giornalino a colori un volto santo di Cristo e il volto santo della Veronica dipinto da von Max del 1874. La professoressa fece piccole e grandi foto. Una grande fu donata anche a Natuzza di Parravati. Nel 73 la stessa donò al parroco una piccola foto. Il parroco ne fece altre foto a colori prima di sistemarla in un quadretto con vetro dal formato 13 cm per 18. Tale quadretto risultò prodigioso. E qua entriamo nel miracolo. Il 13 maggio 1979, Pistorale Agatina da Adrano pose sull'occhio destro del volto un fazzoletto e subito comparvero 10 macchie di sangue rosso vivo. Il 1 giugno 1973 la Grazina fece visita alla mistica stigmatizzata. Prima di andarsene, promise che le avrebbe inviato i negativi della fotografia raffigurante il volto. Così ne fece stampare 3 copie. Una di queste copie disse di metterla nella stanza del quadro. Cosa avvenne? Che poi l'8 dicembre del 73, presente la stessa Grazina Purpura nella stanza del quadro, sul vetro del volto comparvero 3 croci di sangue. Durante la manifestazione di sangue si macchiarono anche 2 fazzoletti. Uno per Teresa ed uno per il suo direttore spirituale. Che dire, chi ha fatto il miracolo lo ha fatto su commissione. Poi voi pensate, io come sempre cerco di non criticare oltremodo un fenomeno. Prima di tutto perché lo sto lì leggendo su un sito Facebook e non su niente di dichiarazione ufficiale, originale. Secondo, perché appunto non voglio cadere nel facile opinionismo, insomma, no? Non voglio cadere, insomma, in questo facile tranello del adesso io mi azzardo a lanciare un'ipotesi scettica sul no, voglio muovermi con prudenza. Gli eventi prodigiosi di lacrimazione e sanguinazione d'immagine della Madonna, di Cristo e anche di Santi di una certa rilevanza iniziarono nel 1971, dove in casa dell'avvocato Giovan Battista Cordiano, da un quadro della Madonna raffigurante la Vergine di Pompei, incominciarono a verificarsi sanguinazioni, lacrimazioni e manifestazioni di sangue. Il fenomeno a distanza
di quasi 40 anni e è tuttora vivo, e luogo e meta di pellegrinaggi. Per avere un'idea di ciò che è accaduto e accade ancora oggi, si può collegare con il sito dell'Associazione Madonna del Rosario delle Lacrime di Sangue. E adesso sarebbe interessante andare a vedere questo sito. Un anno dopo, nel 1972, a Cinque Frondi, il quadro del Cuore Immacolato di Maria, in casa della veggente Bettina, Lamundo più volte sanguinò, e così pure in altre parti d'Italia e del mondo accaddero fenomeni simili. Questo l'abbiamo già visto in precedenti servizi, che questo fenomeno dei sanguinamenti dei volti sacri non è confinato, come si pensa, a determinate regioni italiche, ma addirittura l'abbiamo visto in India, ma a quanto pare avvengono in giro per il mondo questi fenomeni. Il 6 giugno 1980 la signora Furfaro si recò a Cinque Frondi per trovare Bettina. Aveva con sé un'immagine raffigurante il volto di Gesù che aveva ricevuto dal parroco Don Eugenio Anile nella chiesa di Maropati. La maestra poggiò la foto sul cuore dell'immagine della Madonna. Quando la ritirò, constatò con meraviglia e commozione che dall'occhio sinistro del Cristo fuorusciva sangue vivo. Ecco qui, infatti. Sono stati attimi di commozione e smarrimento, ha dichiarato tra le lacrime la Furfaro, al corrispondente della Gazzetta del Sud, Carmelo Raschellà. Poi mi sono ripresa e ho pregato tanto. Non mi interessa se la gente non crede a queste cose o se la Chiesa ufficialmente le ignora, sono certa della mia testimonianza. La testimonianza di Maria Francesca Furfaro viene ulteriormente confermata, anche se la solita prudenza scientifica, da una dichiarazione scritta dal dottor Raffaele Misiti Tropeano, tutti nomi difficili comunque, medico chirurgo di Cinque Frondi, in data 19/7/1980, presa visione dell'immagine di un volto del Cristo sofferente, immagine fornitemi dalla signorina Furfaro Maria Francesca da Plaseano, dichiarò quanto segue, l'accento magari. L'immagine presenta una macchia di natura non ben precisata, ma che può essere sangue, a partire dalla palpebra inferiore sinistra. È vero. Alla sua sinistra, no, a noi ci sta a destra, che scende dallo zigomo sinistro sul naso e sul mento lato sinistro. Altre macchie coprono la barba dal lato destro. Detta macchia, da quanto riferisce la suddetta, è sgorgata dall'occhio sinistro il 6/6/1980 alle ore 10. Si rilascia per gli usi convenevoli dalla descrizione del dottor Misi Tropeano. Sembrerebbe che l'immagine di Cristo abbia più volte lacrimato, quindi anche più volte ha lacrimato. Tra i presenti alla prima lacrimazione, un medico ha attestato: un rivolo di sangue scende dall'occhio sinistro, il loro zigomo risale verso il lato sinistro del naso e si ferma all'angolo della bocca. La dinamica del fenomeno ha superato le leggi della fisica, in quanto il sangue sale invece di scendere. Il prodigioso evento è documento visibile del divino che, attraverso il linguaggio della cruenta lacrimazione, cerca di svegliare i sensi sopiti, scusate, degli uomini, nella speranza che riescano ad afferrare quello che con l'animo fanno fatica a comprendere. Ecco, questa io vi ho riportato la testimonianza, varie testimonianze. Adesso andiamo a vedere questa associazione Madonna del Rosario Lacrime di Sangue. Associazione Madonna del Rosario. Associazione. È la prima volta che digito, scrivo questo sito. Sì. Aspetta, Associazione Madonna del Rosario. Del Rosario Lacrime di Sangue. Ecco, vediamo se riusciamo a trovare. Eccolo qui. Dovete avere pazienza perché io ho il criceto dentro,
il cabinet del computer. Credo che se a volte si addormenta gli devo dare il caffè per svegliarlo. Ecco, quindi me lo salvo. È molto interessante. Ecco, Madonna, lacrime e sangue, prega per noi e per il mondo intero. Qui vediamo già delle croci in questa foto, no? Sotto questo che è la Madonna di Pompei, mi sembra, il quadro raffigurante la Madonna di Pompei. L'ultimo è questa, è Grazzina Purpura. Quindi non ci siamo inventati nomi, non ci siamo inventati persone. Questo, allora, 3 gennaio 2022 c'è stato il 51esimo anniversario della sanguinazione. Maropati, che abbiamo letto, è la località del Calvario di Maria. Ecco qui Madonna di Maropati, quindi questa è la Madonna di Maropati. Questi, ecco qui. Ah, qui abbiamo evidentemente qui una macchia di sangue. Ecco qui, e questo. Ecco qui abbiamo delle foto che adesso apriremo. Ecco, qui abbiamo delle croci fatte evidentemente di sangue. Ecco qui. Quindi, ecco. Io sottoscritto Pace Marina, residente a Napoli, anni fa feci un pellegrinaggio con la mia famiglia a Maropati e ricevetti una piccola reliquia della signora Mimma Anile. A marzo 2018 sono apparse sullo schienale di una sedia due croci di sangue, quelle che abbiamo visto. In seguito ad una novena di rosari fatta tutti i giorni dalla Madonna di Maropati per la guarigione di un parente affetto da un grave male. Allego le foto e le abbiamo viste. Questa invece è una macchia di sangue, emografia di Maropati a forma di cuore, apparsa a un'altra donna sulla tovaglia della sagrestia della saletta dove ricevono i frati francescani rinnovati, mentre davo testimonianza dei fatti accaduti a Maropati. Ecco qui. Addirittura c'è il numero di telefono, però io per delicatezza, no, se volete andate voi, se avete il coraggio di contestare via telefono queste cose. Va bene, questo è Laura Collara. Questo no, non c'è nessun. Eccoci qua. Quindi, che vi devo dire? Io mi limito a fare il cronista assolutamente e non metto bocca. Perché se metto bocca positivamente, poi sono l'integralista cattolico. Se metto bocca negativamente, sono l'ateo miscredente. Quindi non, invece non dico proprio niente. Ecco qua. Io mi limito a mostrarvi soltanto quello che è documentale, è innegabilmente documentale. Ovviamente io non posso andare lì da scienziato o con un'equipe di scienziati per analizzare di chi è sto sangue e quindi non posso fare queste cose, posso solo fare il reporter, appunto. Io vi riporto appunto quello che vedo su internet, ovviamente. Perché non avendo i soldi nemmeno per andare sui luoghi, e poi se ci vado mi dovrà valere un'equipe di scienziati. C'è un'equipe di scienziati che mi accompagna? No, vabbè. A un certo punto io mi devo pure fidare della buona fede di queste persone, no? A un certo punto, perché mi domando anche se queste persone hanno un motivo per mentire, insomma, non, sinceramente non credo, ecco. Ecco, qui abbiamo un'altra cosa interessante. Ecco, questo è un altro fazzoletto. Io non so chi siano costoro, io perché tra le foto di queste persone ci stanno anche queste cose qui,
interessanti. Ecco, questo è un Gesù con una macchia di sangue sulla fronte, su una tovaglia dove c'è un'altra macchia di sangue. Ecco qui, addirittura. Ecco, queste sono le macchie di sangue sul muro che sono apparse sotto il quadro della Madonna di Pompei, raffigurante la Madonna di Pompei. Non credo che siamo a Pompei. Ecco qui. Ecco ancora qui. No, questo non so chi sia. Ecco qui. Ecco, addirittura qui. Si vede la lacrimazione da. E questo è il nostro Gesù, quello di Natuzza Evolo. Eccoci qua, il Gesù di Natuzza Evolo, che tra l'altro è molto bello. Io è molto bello, è molto. Come Gesù rappresentato, è molto bello. E quindi niente. Ottimo lavoro, insomma, di documentazione. Io me lo salvo perché questo è un rosario che c'è scritto su una medaglietta. Benedetta. Vabbè, non riesco a leggere. Siracusa, mi pare. Cotone, Benedetto Siracusa. Cotone. Benedetto Siracusa. Ah, è un cotone. Questo nella medaglietta è un cotone benedetto. Anche qui vediamo delle croci, delle emografie, delle macchie di sangue. Stessa, vabbè, questo viene da un fazzoletto di Medjugorje. Ecco. Ecco qui. Ancora. E ancora. Quindi non poche tracce, ma. Addirittura qua su un cordone, a forma di rosario, insomma, incredibile. Ecco qui, questo è un frate, niente, ah, questo è Tomaselli, questo qui è Don Tomaselli. Perché Don Tomaselli comunque c'ha a che fare con la storia di Natuzza Evolo, abbiamo detto già ieri nel video. E niente, io basta, perché qua ricominciamo con le stesse immagini. E quindi da questo è tutto, da questa mattina è tutta, io continuo a fare i miei servizi. Nonostante poche visualizzazioni, poco interesse, non mi importa, il mio canale è stato aperto per accogliere, una serie di informazioni che voi ci crediate o meno mi interessa poco, se io ci credo o no, a un certo punto sono anche fatti miei. Sicuramente vi posso dire una cosa, è bene sempre approfondire. Però è anche stupido dubitare sopra ogni cosa, insomma. Avere il dubbio come pregiudizio non va bene nemmeno, no? Voglio dire, l'onestà intellettuale passa anche per una certa disponibilità a accogliere una cosa nella possibilità che possa essere anche autentica, diciamola così. Quindi, se io mi chiudo invece a questa possibilità. È chiaro che non vedo poi perché mi dovrei chiudere, perché poi facciamo che è vero, che fastidio mi dà? È una cosa bella, il Signore Dio, esiste Dio prima, in questo caso esisterebbe Dio, sto parlando nell'ipotesi in cui esistesse, e ci manda dei messaggi, non ci vedo niente di male. Nel caso non fosse autentico, non vedo.
Non vedo come ciò sia stato provato che non è autentico. Perché c'è, cioè, della non autenticità bisogna cercare anche di questa le prove. Come noi le cerchiamo dell'autenticità, bisogna avere l'onestà intellettuale di cercarla anche della non autenticità. Vi ripeto, bisognerebbe andare lì e analizzare quel sangue, estrapolare il DNA, confrontarlo con quello delle persone che sono lì presenti o che sono state presenti nel luogo. Ma a un certo punto mi sembra anche una cosa, come posso dire, anche una cosa indelicata, no? Voi che ne pensate? Comunque è chiaro che le bugie hanno le gambe corte molto spesso, e quindi se uno di questi fenomeni a un certo punto si dimostrasse, basterebbe che uno soltanto di questi fenomeni venisse provato come falso, e già si aprirebbe una breccia nel tessuto dell'autenticità, non trovate? E quindi, cioè, basterebbe una sola prova di che queste croci sono state artefatte con sangue dei presenti, e tutta l'impalcatura cadrebbe. Ma finché non avviene questo, noi non sappiamo se questa roba è autentica. Ma io posso dire che non sono autentiche? No, non lo posso dire per preconcetto, assolutamente no. Andrei a fare quello lì. Cosa sento invece? Cosa sento dentro? Io sento che sono autentiche, per esempio. Io sento questa cosa, però è un mio sentire, è un mio sentore soggettivo. Il mio sentore non vale nulla alla fine delle prove. Però io sento che non c'è falsità, non c'è. Magari è vero, ecco, magari è vero. Va bene.